Bentornati, eccoci qua. Allora, Gianluca Pagliuca, molto carino, e simpatico. Se vogliamo, non un errore mio, ma una correzione: il canestro di Chalmers, che ho avuto anche la fortuna di vedere dal vivo nelle finali di college tra Kansas e Memphis. Portò la partita ai supplementari, però comunque canestro fondamentale perché si parlava no, di eh, come Bologna abbia bisogno di un uh, closer, uno mm -hmm. che con la palla in mano magari non uh, uh, esiti e sappia vincere le partite. Direi che, visto quello che ha dimostrato nei college e anche poi a Miami, due titoli NBA, ma poi comunque ha... Bologna ha trovato l'uomo giusto e al posto giusto. A proposito di Chalmers, non è arrivato solo lui in settimana, un ribaltone abbastanza importante. Eccoli qui tutti quelli che sono arrivati: Mario Chalmers e anche quelli che sono partiti. D'Aris Bertan che è andato ai Pelicans da Milano, Tony Mitchell che è finito a Pistoia, torna Delfino alla Fortitudo di Bologna che non basta. Delfino però a far vincere la Fortitudo la eh, Coppa Italia di A2. Tyler Stone che arriva a Cantù, Tony Cantù. car que Eh, arriva anche lui a Cantù e ha fatto il canestro fondamentale che ha vinto la partita di Cantù eh, contro Brindisi Udano che è andato ad Avellino e Kieron Johnson che è andato dite voi dove, comunque in Israele alla All sì, è uno dei tanti Apoel eh, del campionato israeliano Patrick Richard che dalla Nuova Zelanda i famosi Breakers eh, squadra che conta milioni di tifosi in giro per il mondo è arrivato a Reggio Emilia e ha esordito così così come tra l'altro anche Jacob Odom che non ha fatto un partitone d'esordio con Pistoia, Crosariol torna a Pistoia dalla Beccaria di Piacenza a squadra di A2, Mark Lyons arriva a Pesaro, anche per lui un esordio un po' sottotoneo con la VL, Luca Severini che da Pistoia, quindi dalla 1, va a Treviso in A2 per la corsa alla promozione eh, della De Longhi e Michael Dixon che arriva... a a Reggio Emilia anche in questo caso un esordio un po' così bisogna comunque che Reggio Emilia eh, registri un po' come Pistoia mm. i nuovi arrivati perché va bene tutto ma arrivare a un campionato tipo quello nuovo, neozelandese buttato dopo 27 ore d'aereo nella nostra realtà di A1 non è facilissimo a meno che non sei LeBron James che comunque Infatti, non giocherebbe Tony, in Tony Car, diciamo è stato quello che ha reagito meglio a questo, eh, perché a questo cambio qua. perché appunto era e, e poi aveva tanto a dimostrare per perché Torino, eh, Moore, Carr, Carr, Moore, mm -hmm. ha dato via Carr e Carr ha vinto la partita. È comunque un signor giocatore. Eh, perché perché è comunque è, ha fatto okay. bene. Focus: okay? yes. su un italiano abbiamo scelto Luca Vitali. Luca Vitali, che ovviamente è un pilastro della nostra nazionale, ha una carriera nonostante l'ancur giovane età <ride> abbastanza <ride> lunga. Qui lo vediamo con le sue varie maglie, in particolare quella di Montegranaro con la premiata. Montegranaro che in A2 comunque sta facendo eh, bene. con una squadra che se la sta cavando. Luca Vitali, che ovviamente poi con l'arrivo a Brescia, dopo un, um, una parentesi milanese non fortunatissima, possiamo dire così. Okay? ma ehm, sì, 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 diciamo che Luca ha, ha viaggiato molte, molte, molte squadre. Però adesso comunque... a Brescia la sua dimensione c'è ma assolutamente, lui ha costruito la sua carriera con grande personalità e forse anche un po' di presunzione, che non gli è guastato durante la carriera, ti dirò la verità. Vai okay. che poi parlo io. E andata? No, voglio dire che nella leggevo perché poi mi dimentico. Cremona poi è andato in Spagna, ha giocato a Gran Canaria, sì. quindi esperienza anche all'estero, che secondo me, al di là del risultato, non fa mai male. Chiaramente se uno potesse fare un anno di NBA tanto di cappello, però un'esperienza per capire un po' il resto del mondo non solo in una partita nazionale una trasferta di coppa, ma anche per com'è un ambiente come il campionato spagnolo che male non è poi a Canaria ogni trasferta di fare anche 4 ore d'aereo quando ti va bene, eh, poi è tornato e direi che alla Leonessa Brescia, come dicevamo, da 2016 ha trovato eh, la, la situazione giusta, poi ancora eh, cosa possiamo dire di lui? Niente che è, è come dicevamo uno dei giocatori che in nazionale è, è uno dei uh, uomini più fidati di, di Sacchetti, lo abbiamo visto anche nelle qualificazioni. Allora, eh, Luca Vitali, io me lo ricordo bambino, perché dal, dai vivai della Virtus venne a Siena, quando io giocavo a Siena. Come no? E, e lui ha cominciato a allenarsi con noi, con la prima squadra, dove c'erano talenti come Buzzi Torton, Vantepul, Stefanov, quindi ha avuto da subito un banco di prova importante e ha cominciato a crescere, a crescere e ricordo... Di lui ha parlato di presunzione perché? La presunzione positiva, nel senso che comunque lui sapeva che sarebbe diventato giocatore perché comunque lui voleva prendersi i tiri pesanti, voleva essere decisivo in partita. Eh, è un giocatore che in carriera hai ricordato ha fatto anche delle annate negative, ma chi non le ha fatte eh, gioca in una posizione particolare perché comunque gioca da playmaker, quindi gestisce la squadra, come lo vediamo con Gigi in un'annata un dove. Eh, sicuramente aveva fatto bene aveva eh, cominciato a crescere in una, in una squadra, quella lì in una squadra Roma era una squadra comunque che mh, insomma dominava il campionato vinceva le partite non era eh, sicuramente in fondo alla classifica quindi investimenti importanti su un giocatore come lui che eh, è uno dei del nostro, era uno dei prospetti del nostro campionato e poi è diventato effettivamente un giocatore importante fino ad arrivare in nazionale. Io ricordo benissimo la prima volta che è arrivato in nazionale insieme c'erano lui e Bellinelli e ricordo benissimo parlando con lui mi disse sì ma io eh, non è che voglio cedere lo spazio a Bellinelli io sono qua per giocare il posto quindi Belli ovviamente aveva già un po' i riflettori addosso e lui... Voleva eh, sicuramente non fare un passo indietro perché diceva anch'io ecco. sono qua a giocarmi la posizione. Che e questo manca? è quello che l'ha portato a diventare un grande giocatore. Che cosa Mentalità. Manca a, a Luca Vitali. Mm. Abbiamo visto nel, nella tecnica di tiro si vede che non è un tiratore naturale, è un tiratore che si è costruito perché non è il classico catch and shooter. Mm. Cioè, non è uno che anche ce l'ha proprio nel sangue. Che qua, cosa gli manca, però, ancora da costruire attorno a quello che è un buonissimo giocatore come lui per il nostro campionato. Allora, Luca ha una visione di gioco clamorosa, perché altrimenti non sarebbe il miglior assist man del nostro, del nostro campionato, o quasi comunque un record man negli assist, eh, ed è la sua caratteristica principale. Eh, sai, non essendo più giovanissimo, ormai questo è il giocatore, questo è, è Luca Vitali che conosciamo, è definito... Eh, gioca playmaker, visione di gioco, quindi sempre testa alta, non gli rubi la palla perché, eh, magari in gioventù, eh, essendo così alto eh, come playmaker, qualche pallone lo perdeva. Adesso ha lavorato molto su quell'aspetto, ha lavorato molto sul, sul tiro. Lui è maniacale nel, nel lavoro di tiro. Addirittura me lo ricordo benissimo: tirava con il pallone, col big ball, col pallone più grande, oppure si allenava appunto a, al catch and shoot in maniera molto particolare. Infatti, ha una tecnica particolare. È uno che si prende le responsabilità, come dicevo, quindi è uno che lavora per poi mettersi in gioco. Eh, non lo so, cosa, cosa manca? Non lo so, perché lui ha le caratteristiche del playmaker, quindi eh, potrebbe mancargli un po' di difesa. Ecco, proviamogli quella. Okay, <ride> perché comunque non è, non è sicuramente il miglior difensore grazie, del campionato. Grazie per la consulenza. Cosa, cosa le devo? E dopo, dopo, fat fattura. dopo fattura allora eh, non è che abbiamo dimenticato Gaia, ma Vitali, non come anche chi vi sta parlando, è poco social. Non è social, non è so anzi, proprio, no, non è neanche poco, è proprio è vecchio. Social. No, perché no, ha scherzo. capito come Allegri e come me, per non fare, ma come tanti altri i social sono una rottura di scattalo è tremenda ma e non sono, è vero ma, ma dipende da come sì. da ma li si comunque sono, sono una parte della società che è bello da, da sono belli da utilizzare quelli degli altri i nostri magari anche no bravo vitali quindi non hai niente da dire ma posso dirvi che si è sposato ne? nel 2017 con federica che okay. si sono conosciuti a Monte Granaro, bene, che la perfetto. festa è stata allora, stupenda. Per correggere il discorso sui social facciamo così, usateli con parsimonia, va bene? Sì. Cioè, Usateli, no, perché poi succedono le cose che abbiamo letto anche nel mondo del basket questa settimana, sono cose che ti, ti generano qualcosa che in realtà non sei e poi tornare indietro è praticamente impossibile perché ricordate che nel mondo dei social e dell'internet non esiste l'oblio. Cioè, non si viene mai cancellati Io basta dico... contare fino a 10 Bravo, anche un po' di più <ride> allora, chiudiamo con Pistoia non perché c'è qui Jack Alanda <coughs> che fa parte dell'Oriora nello staff dirigenziale ma perché nella nostra disanima delle varie squadre eh, puntata dopo puntata siamo arrivati all'attuale Oriora di Pistoia quindi breve storia il professor Bagatta si mette il cappello bacchette, e occhialini Beh, adesso ti posso già... anche correggere eh. allora, perché qualcosa so la nuova Pistoia perché c'è quella vecchia degli anni 80-90 che ha fatto la storia, ha lanciato giocatori come Compianto, Davide Ancillotto, Rombaldoni Soragna, e Soragna, vi dicendo. La nuova Pistoia ritorna nel basket che conta, cioè tra Serie B e A2 poi A1 dal 2002 con lo sponsor che è Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che è un paese vicino a Pistoia poi possiamo andare avanti col cartello, scopriamo cosa succede subito dopo, arriviamo all'associazione Vivaisti Pistoiesi che è la squadra dal 2005-2006 Jack, perché? Perché Pistoia non so quanti lo sanno, è la capitale mondiale del, del, vivai. vivaismo, del assolutamente. vivaismo noi andiamo a fare i giardini in Arabia Saudita in Giappone, dove sono mm. maestri però imparano anche dai Pistoiesi e anche la Casa Bianca Assolutamente, no, eh, adesso mi chiamo in causa perché io lavoro alla Giorgio Tesi Group che è una di queste e tra l'altro è stato sponsor poi sì, per un periodo eh, lo, vedremo lo vedremo più avanti. Il vivaismo nasce a pistola. Se avete bisogno di portare le vostre rose, <ride> mio numero arriva, chiamate. arriva <ride> Calanda con la Forbice, e fa tutto. Anche se sono un po' alte. Non <ride> problema. È bello alto esatto, chiamo mia mamma, che ne sa di più. Prossima <ride> scheda. Allora Power Drive lo sponsor per la stagione 2006-2007. La squadra arriva in Lega 2, torna quindi nel basket che conta dopo un periodo dove magari anche aveva sofferto un po' la rivalità con Montecatini, che adesso invece nelle serie minori, Montecatini, che aveva avuto un pochino più di esposizione. Ma questo è Basket del passato, ripassiamo al presente quasi recente, siamo stagione dal 2007 al 2010 con Carmati come sponsor, allora uh, arriva subito i playoff di Lega 2, viene ingaggiato Gregor Fucca da uh, Bologna nella squadra, schiera della squadra viene e schierato anche Tamasley, che è un giocatore al quale io tengo molto. Talento pazzesco arrivato dai New Jersey Nets, talento NBA che poi ha continuato a giocare in Europa anche su piazze, senza togliere nulla la pistola, un po' più importante. piazze Da Eurolega. Prossimo cartello perché siamo addirittura d'arrivo, arriva la Task and Tissue Product che è il, lo sponsor per due anni, anzi per uno, dalla stagione 2010-2011. Eh, c'è eh, Joseph Forte che è stato anche playmaker di Boston e di eh, Seattle nella sua carriera precedente. E poi c'è soprattutto Varnado, Jarvis Varnado. Se c'è un verticalista, uno è Trino, è lui che eh, regna in Italia. Giocatore che io adoro. Che poi ha fatto anche una carriera discreta, è andato a finire anche per qualche periodo a Miami comunque un giocatore che si ricordano anche perché cambiava le lampadine del, del tetto, palazzetto, del pala che era del palazzetto alto. senza bisogno della scala visto quanto saltava prossima scheda in velocità la Giorgia Tesi Group come diceva Jack diventa sponsor per sei anni, dal 2011 al 2016, si arriva alle prime finali di Lega 2 perse con Brindisi, poi si vince la finale di Lega 2 con Brescia, quindi si arriva alla agognata Serie A. Tra l'altro, come playmaker c'è Brad Vanameker, che in questo momento è il terzo playmaker dei Boston Celtics, anche se ogni tanto fa un salto in G League. Comunque è nel giro dei Boston Celtics alle spalle di Rosier e di Kyrie Irving e abbiamo c'era anche cec Cecchino ah no assolutamente. Squadra, vogliamo ricordare che lo battevo sempre nelle garette da tre è un no, buon eh? no, è arrivato, pensa... lo facevo impazzire Rucchi a 28 anni in NBA pazzesco eh? non lo conosceva quasi nessuno si mm. erano dimenticati ha vinto qualcosa in Europa prima di arrivare assolutamente di... sì <ride> arriva dal Fenerbace no? Fenerbace okay. però comunque Giovani, è arrivato insomma. tardi ma è arrivato mm. Mm. Ultima situazione, anzi penultima perché poi c'è quella attuale, due anni di sponsor per Deflex, prima stagione con settimo posto in campionato, qualificazione per i playoffs, non male per Pistoia e attualmente appunto Loriora di Pistoia con lo sponsor nuovo, questa bevanda energetica che ha messo il suo brand sulle maglie di una Pistoia che come abbiamo visto sta lottando. Per non retrocedere con altre tre squadre, quindi un mischione lì in fondo. Siamo addirittura d'arrivo. Ad Poco tempo, ma tanta gloria, come si dice una volta. Andiamo a vedere velocemente il prossimo turno. Ve lo leggete voi, vi dico subito che c'è un anticipo, ma anche un posticipo: si gioca quindi sabato, domenica e lunedì. L'anticipo è tra Trieste e Pesaro, sabato alle 20.30. Poi tutta la giornata, come sempre, sgranellata dalla domenica a mezzogiorno fino a domenica sera. E poi il posticipo con l'Armani che sarà reduce dalla battaglia. Speriamo vincente di Madrid di venerdì, che gioca a Reggio Emilia, una partita importante per Armani, sicuro, ma sicuramente per Reggio Emilia, appunto per quella lotta, quella lotta per non retrocedere alle 20:30 di lunedì, chiusura della giornata. È tutto, grazie Jack. Grazie, Guido. Grazie, a Gaia. Grazie alle scarpe di, di Gaia. Grazie, grazie di a Diones per le scarpe bellissime. Ma te le prestano o te le regalano? Me le regaleranno non è... ah, le perché perché devi... dopo, no. oggi. <ride> me le molto bene, grazie a tutti. Ci vediamo. Ormai ringraziamo veramente chiunque. Se volete farvi ringraziare, basta mandare una, una mail o un messaggio, un tweet. Fate voi e lo faremo eh, sicuramente. Grazie, da Guido. Pagate è stato come sempre molto bello. Torniamo la prossima settimana. Arrivederci. Says she tired, little money, need a big boy. Pull up 20 inch blades like I'm little toy. Now it's everybody flocking, need a decoy. Shorty mixing up the vodka with the leak G wagon, G wagon, G -wagon. shit in the beginning back when i was feeling more forgiving. i know i pissed you off to see me winning see the hit glue in my mouth and i'll be grinning honey bands in my pocket it's on me Hundred deep when i roll like the army get my bottles these bottles are lonely it's a moment when i show up god i'm saying wow Hundred bands in my pocket it's on me yeah, your grandma more probably know me get my bottles these bottles are lonely it's a moment when i show up god i'm saying wow